Questa è una giornata per dare un messaggio molto importante, infatti si chiama Casa Rani, il primo cittadino sei tu, anche tu che stai correndo con tutta la fascia intorno. Ma quindi anche io? Anche tu soprattutto. Ma quindi anche tu? Anch'io soprattutto. Perciò questo è il messaggio che vogliamo dare, che ognuno di noi è il primo cittadino, oggi andremo a votare, ma prima i responsabili verso di tutti siamo proprio noi stessi, a tenere anche bene questa bellissima città, questa a tenerla pulita. E diciamola anche che qua davanti, proprio al patio da dove stiamo parlando, c'è un'urna, cioè quindi similurna elettorale, dove potete mettere il vostro suggerimento che poi verrà portato alla nuova giunta che si insiederà nel comune di Rovigo. Esattamente. Ho coniugato i verbi bene. È stato bravissimo Paolo. Infatti anche all'interno del Paco Gara trovate un simpatico, uno simpatico foglietto per lasciare un messaggio. Ieri ho visto qualcuno che faceva un comizio in giro così e sentivo sempre le solite cose e ho detto domani lo voglio fare anch'io e vorrei sentire quelle cose lì la prossima volta da qualcuno che sarà eletto. Questa è una giornata secondo me che porterà un cambiamento, anche se piccolo, ma lo porterà, perché oggi 26 maggio è il giorno della Casa Rani, poi ci sono anche le elezioni del sindaco, ma questa è un'altra cosa. Dopo 5 chilometri sarà anche un momento per pensare a cosa poter fare in giro per questa città per i prossimi anni. Come dobbiamo fare? Mi chiederete. Innanzitutto bisognerà andare a votare dopo, questa è una cosa importante. Fate un applauso a voi se volete andare a votare con la fascia, anche è un bellissimo messaggio che possiamo dare, anche quello, perché tutti i seggi saranno aperti. Sarà eletto una persona che voteremo tutti noi, ma tanto lo sappiamo bene che chi vince, c'è sempre qualcosa che non va bene e ci sarà sempre qualcuno che si lamenta. Questo avete ragione, io sono dalla vostra parte, talmente tanto che i primi a dare buon esempio dovete essere proprio voi, secondo me, insomma dobbiamo essere proprio noi. Per questo il mio slogan è il primo cittadino sei tu, perché il primo cittadino è prima di tutto ognuno di noi, attraverso i propri comportamenti e le proprie scelte. Perché secondo me il diritto di lamentarci ce lo guadagniamo solo se siamo quelli che facciamo tutto bene, ma sappiamo benissimo che non è così per nessuno di noi. Oggi voglio parlarvi di un concetto molto importante, a mio avviso, che ci rende cittadini migliori, e ve lo voglio spiegare attraverso un esempio. Per esempio, se io sono in fila ad un ufficio pubblico, a che serve fare il furbo e passare avanti al signore anziano che magari è più distratto e non si è accorto che ha il numeretto prima del mio? Quei 5 minuti che ho guadagnato sulle spalle di qualcuno che potrebbe essere mio nonno o mio padre, che soddisfazione mi possono dare? Quanto sarebbe più bello se gli cedessi non solo il mio numeretto ma anche magari il mio posto a sedere? Perché no? Ma perché è bello essere gentili.